Date due funzioni f e g, consideriamo la funzione che si ottiene facendo il quoziente f fratto g e vediamo come si può calcolare la sua derivata usando le derivate di f e di g. Osserviamo subito che, come per il prodotto, la derivata del quoziente non è il quoziente delle derivate. Consideriamo infatti, ad esempio, sia f che g uguali a x. Quindi f fratto g è la funzione costante pari a 1. La derivata di una costante è sempre 0, mentre la derivata di x è 1. Quindi la derivata di f su g è 0, mentre il quoziente tra la derivata di f e la derivata di g è uguale a 1. Chiaramente 0 e 1 sono due funzioni diverse, quindi non è vero che la derivata del quoziente è il quoziente delle derivate. La formula che permette di calcolare la derivata di f fratto g si chiama regola del quoziente ed è contenuta in questo teorema. Siano f e g due funzioni derivabili in x e supponiamo che g di x non sia 0. Allora anche la funzione quoziente f fratto g è derivabile in x e la sua derivata è data da questo rapporto. Con il quadrato di g al denominatore, mentre al numeratore abbiamo f' per g meno f per g'. Vediamo un esempio. Calcoliamo la derivata di questa funzione razionale. Il numeratore, indicato con f nella formula per la derivata del quoziente, è il polinomio di primo grado 4x più 2. Mentre il denominatore, g di x, è questo polinomio di terzo grado. Calcoliamo ora la derivata di f, quindi f' di x, che è uguale alla derivata di 4x, cioè 4, più la derivata della costante 2, quindi 0. Quindi la derivata f' è 4. Analogamente la derivata di g' di x, è uguale alla derivata di x alla terza, cioè 3x alla seconda, più la derivata di meno 1 della costante, che è 0. E quindi è 3x alla seconda. Siamo pronti a sostituire nella formula. Quindi abbiamo y' uguale a f', cioè 4 che moltiplica g, x alla terza meno 1, meno f, 4x più 2, che moltiplica g', 3x alla seconda. Tutto fratto g, quindi x alla terza meno 1 alla seconda. Svolgiamo i prodotti al numeratore. Sommiamo questi due termini. Il risultato è questo, che è la derivata y' della nostra funzione. Perché la regola del quoziente ha questo aspetto? Per capirlo ragioniamo in questo modo. Chiamiamo f grande la funzione quoziente f su g e supponiamo di sapere già che insieme a f e g anche la funzione quoziente f grande sia derivabile in un certo x fissato. Ovviamente dobbiamo ipotizzare che la funzione g sia diversa da 0 per poter calcolare il quoziente f su g. Possiamo ora scrivere f come f fratto g per g, ovvero f grande per g. Allora f' è uguale alla derivata della funzione prodotto tra f grande e g. Calcoliamo la derivata di f grande per g con la regola di Leibniz. Derivata della prima funzione f grande primo per la seconda g, più la prima funzione f grande per la derivata della seconda g'. Otteniamo così questa uguaglianza. Isoliamo ora il termine che contiene la derivata di f grande. Poi esplicitiamo f grande come il rapporto f su g e facciamo il denominatore comune. Infine, dividiamo tutto per g di x per ottenere la derivata di f grande.
Ricordando che f grande è il rapporto f su g, abbiamo così scoperto da dove arriva la regola del quoziente. Concludiamo mettendo in evidenza la regola per la derivata del reciproco di una funzione, come caso particolare della regola del quoziente. Basta infatti scegliere f uguale alla funzione costante 1 nella regola del quoziente e ricordare che la derivata di una funzione costante è 0. La derivata di 1 su g è quindi meno 1 su g al quadrato moltiplicato per g'. Ad esempio, la derivata di 1 fratto il logaritmo di x è meno 1 sul logaritmo di x al quadrato per la derivata del logaritmo di x, che, usando la tabella, è pari a 1 su x. Risultato è quindi meno 1 fratto x per il quadrato del logaritmo di x.